Uomini e donne anticipazioni Niloufar è la nuova tronista, la prova. Anticipazioni uomini e donne, chi è il nuovo tronista? Spunta il video di Niloufar. Chi è il nuovo tronista di uomini e donne? Forse è il caso di dire la nuova tronista perché per sostituire Mattia Marciano è stata scelta una ragazza, Niloufar ha dati. A rivelare l'anticipazione il vicolo delle news, che ha beccato l'italo-persiana a girare il video di presentazione per le strade di Napoli, la città dove è nata e cresciuta. L'ex corteggiatrice, che ha mollato il programma di Maria De Filippi dopo aver notato l'eccessiva intesa tra Mattia e Vittoria De Gannello, è stata immortalata da alcuni passanti mentre girava a seguito delle telecamere di Canale 5 per via Toledo, la via principale della città partenopea. Dunque, la redazione Mediaset ha deciso di accontentare il pubblico e scegliere Niloufar come nuova tronista. L'addati ha subito conquistato, con la sua simpatia e determinazione, i telespettatori tanto che in molti hanno richiesto a gran voce la giovane come nuova protagonista del programma. Detto, fatto. Ma a quanto pare Niloufar non sarà l'unica nuova tronista di uomini e donne. Nei giorni scorsi il sempre informato blog di Isa e Chi ha rivelato che è in lizza per il trono classico che è pure un ragazzo, Niccolò. Non stiamo parlando dei corteggiatori di Sabrina Ghio bensì di un modello che ha sostenuto un provino nei mesi scorsi. Il ragazzo è siciliano ed è stato avvistato a Catania con la troupe della trasmissione. Quindi sono in arrivo due nuovi tronisti alla corte di Maria De Filippi? A quanto pare sì e in questo modo il numero salirà da 4 a 5. A meno che non arrivi un altro abbandono, sono in molti a pensare che presto Sabrina lascerà il suo ruolo dopo l'addio del suo corteggiatore preferito, Niccolò Ragnollo. Uomini e donne, chi è Niloufar Addati? L'ex corteggiatrice di Mattia. Niloufar ha 19 anni ed è nata e cresciuta a Napoli da padre campano e madre iraniana. L'Addati è molto legata alla sua famiglia, tanto che si è fatta tatuare questa parola in lingua persiana. Niloufar si definisce impulsiva e polemica. Ama mangiare il sushi e andare al cinema. Il suo film preferito? Il Diavolo Veste Prada con Anna Tawai e Meryl Streep. Ascolta anche tanta musica e tra i suoi artisti preferiti ci sono, Emma Marrone e Alessandra Amoroso.